Carlo Carrà. Carlo Carrà ha scritto: l'artista vero, allorché vive, è sempre oggetto di aspre critiche. Se però facesse quello che vogliono i suoi censori, non avrebbe poi il posto che ha nella storia. Comprendere ciò che è essenziale per l'artista non è stato davvero mai il vanto dei contemporanei. I contemporanei hanno talvolta il cuore, ma non occhi per vedere. Sono parole scritte da Carlo Carrà in un suo libro, Segreto professionale. Cerchiamo adesso di scoprire insieme questa professione così pubblica e insieme così privata che è la pittura. Seguiamo per immagini la biografia di Carrà. Carlo Carrà è nato a Quarniento, in provincia di Alessandria, l'11 febbraio 1881. La prima opera che di lui si conosce è La strada di casa, dipinta a 19 anni nel 1900. Qui a Quarniento, il giovane Carrà aveva conosciuto un'infanzia difficile e poverissima. A 7 anni aveva perso la madre. Il padre, ciabattino del paese, stentava a campare la famiglia numerosa. La passione per la pittura si era rivelata piuttosto presto nel giovane Carrà. Sugli 8 anni, durante una malattia, per passare il tempo, aveva cominciato a dipingere. Poi, una volta guarito, non faceva che scarabocchiare con gessi e matite ogni angolo della casa, tanto che il padre, disperato, gli aveva fatto imbiancare i muri del solaio affinché lì si sbizzarrisse a suo estro. Ci sono tracce visibili ancora oggi, una decorazione dipinta con i colori degli stessi imbianchini. Era il 1893 e Carrà aveva solo 12 anni. Uno sfogo infantile, magari, o il sogno di diventare come i decoratori che lavorano in paese. Per lui è già un programma che il padre stima di non dover contrastare. Decide quindi di inviarlo a Valenza Po, dove un cugino lavora nell'edilizia. A 12 anni Carrà lascia la casa paterna per affrontare la realtà del lavoro. Naturalmente incontra una vita grama che, squallida e piena di umiliazioni, è nello stesso tempo un avvio all'educazione pittorica. Nel 1895 Carrà si trasferisce a Milano. Allora facevo il decoratore e con Molli dipingevamo gli appartamenti di Milano, che in quel tempo andavano ingrandendo. E quali ne ha dipinti, per esempio? Molti. In via Palermo abbiamo fatto 3 case importanti, con cortili, portici, eccetera, fregi. Insomma, abbiamo lavorato 1 anno. E c'è della gente che si permette il lusso di avere dei Carrà per le scale e nemmeno lo sa. Ah, ma non sono firmati. Ma sono però i più grandi Carrà che esistono certamente, si intende come superficie. A Milano, frequentando parallelamente al lavoro anche i musei, Carrà considera la decorazione come un trampolino verso la vera pittura. Non gli sono più estranei né i divisionisti come Segantini e Previati, né gli impressionisti francesi. Inoltre ammira i 2 grandi paesaggisti inglesi, Turner e Constable. Tutti questi autori egli li conosce nel 1900, allorché lavora all'Esposizione Universale di Parigi e frequenta i circoli libertari degli esuli italiani dopo la repressione di Bava Beccaris. Ritornato a Milano, Carrà continua nel suo mestiere di decoratore, ma nel tempo libero studia, mescolando l'arte alla sociologia, la filosofia alla letteratura. Come ogni giovane, è guida a se stesso, quindi un po' disordinato, però dipinge. E sono ritratti di familiari, gli zii, il fratello, il padre. Ritratti che nascono nell'ambito di un realismo lombardo che già s'apre alla problematica e al linguaggio moderni. Parallelamente sono anni di miseria, di solitudine intellettuale, di studio alle scuole serali di arte applicata. Una vita impietosa che gli addensa umori polemici e fa più serrata la sua intransigenza.
Difatti, in questo periodo, Carrà disegna illustrazioni per le riviste rivoluzionarie Sciarpa Nera e La Rivolta, e disegnerà poi la scena violenta dei funerali dell'anarchico Galli, ucciso nello sciopero generale del 1904. Questo tema, drammatico e in lui durevole, suggerirà al pittore uno dei capolavori del periodo futurista, ora al Museo di New York. Nel 1906, grazie al sussidio di uno zio, Carlo Carrà entra all'Accademia di Brera per un corso regolare di studi. Suo maestro è Cesare Tallone. Suoi compagni di lavoro, altri giovani come lui ansiosi di reagire al clima stagnante e provinciale della pittura italiana di quel tempo. È giusto che dei giovani guardassero con ammirazione alcuni artisti, allora ben poco apprezzati, per la novità della loro pittura. Siamo ormai nel 1910 e Carrà, con gli amici Umberto Boccioni e Luigi Russolo, incontra il poeta Marinetti. In letteratura è un fuoco d'artificio, ma nelle arti figurative un vero e proprio incendio. Nasce così quella che si può definire la preistoria di Carrà, il futurismo. In poche parole, puoi dirmi che cosa è stato per te il futurismo? Per me è stata un'esperienza magnifica. Marinetti poi era un animatore, incoraggiava, quindi mi ero fatto più forte come carattere, più convinto delle mie opinioni verso il pubblico. Ma pittoricamente che cosa è stato per te? Pittoricamente c'è stato uno sviluppo. Che però io conoscevo il cubismo francese, quindi non ero il puro futurista. Dopo la rivoluzione futurista, che per certi aspetti aveva fatto tabula rasa del passato, Carlo Carrà sente che i tempi sono maturi per la ricerca di un nuovo equilibrio, che pur tenendo conto delle conquiste espressive del futurismo, si inserisca nella continuità della cultura, cioè identificare l'arte propria con la storia, la quale deve essere storia della pittura italiana. Da qui nasce per Carrà lo studio dei pittori primitivi, gotici e rinascimentali, e in particolar modo Giotto, Paolo Uccello e Piero della Francesca. In questi pittori Carrà riscopre una lezione quanto mai vitale per affrontare il problema che gli sembra il più importante della pittura, il problema dello spazio, cioè la composizione del quadro nella distribuzione tra pieni e vuoti, masse e volume, insomma il problema geometrico. Carrà, ora e in futuro, crede che il quadro non sia rappresentazione o copia di cose, scene o aspetti della natura, ma qualcosa che viene creato dalla mente e dalla fantasia dell'artista. Queste meditazioni, o se vogliamo questa crisi interiore, la troviamo in alcuni quadri e in alcuni bozzetti come recupero di valori oggettivi, i quali avranno la loro vera stagione nel periodo metafisico di Carrà. Chiamato alle armi allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1917 Carrà fu mandato a Ferrara. Qui, a poco e casualmente, si formò un gruppo di artisti, De Chirico, Savinio, Govoni, De Pisis, Ravegnani. Per questi uomini, pur nei limiti imposti dalla vita militare, nasce un fervore pittorico e letterario che Carrà interpreta alla luce di quel ripensamento dei valori essenziali, nonché storici, che fermentano dentro di lui. Ammalatosi di esaurimento nervoso, Carrà viene ricoverato all'ospedale di Ferrara. Qui il direttore, giudicando che il lavoro gli faccia bene, assegna al pittore una cameretta per dipingere. Nascono allora alcuni quadri famosi: La camera incantata, Madre e figlio, Il cavaliere occidentale, L'idolo ermafrodita. In questo stesso periodo Carrà anch'egli predilige una fuga quasi completa dalla natura e dai giocattoli articolati,
fino alle figure immobili che si ispirano prevalentemente a Piero della Francesca, cerca anche egli di consolidare una sorta di sogno rispetto alla vita e alle sue difficoltà e ai suoi dolori. Da questo momento Carrà si avvicina al creatore della pittura moderna europea, a Giotto, come dimostrano in modo particolare quadri come L'Attesa. Poi dopo il tuo periodo futurista c'è stato il tuo periodo cosiddetto metafisico. Sì. Ora di questi due periodi, pittoricamente, quale credi tu che sia stato più necessario per lo sviluppo della tua arte futura? Era necessario uscire un po' da quella formula futurista del movimento. E allora la pittura metafisica mi ha servito per ritornare a rivedere i problemi spaziali degli antichi, è vero. Cioè era un tuo modo nuovo di riattaccarti alla grande tradizione. Allora ho studiato Masaccio, ho studiato Giotto primo, ho fatto anche un libro. Su Giotto, sì. Insomma, quindi, per me sono tutte esperienze utili, ma che importa è il temperamento. Facciamo una piccola pausa, il tempo di rileggere alcuni segreti professionali di Carlo Carrà. Serviranno non solo a far luce su certe avventure interiori dell'artista, ma anche su certi passaggi obbligati dell'arte. Qui mi trovo molto meglio che la seduta là. Allora, scrive Carrà, la classicità per me comincia là dove finisce la gesticolazione ed è il segno della suprema tranquillità. È proprio l'atto pittorico. Questo potrebbe essere un motivo di discussione poi. Scrive ancora, la nostra epoca esce faticosamente dal delirio dell'individualismo romantico, ma quando la prospettiva del tempo ne avrà dilatate le linee, nessun secolo della storia apparirà forse più del nostro saturo di passioni. Ancora, si può intendere la pittura come l'operaio intende il suo lavoro. Vi sarà però sempre questa differenza. L'operaio sa dove comincia e dove finisce, mentre il pittore nel suo lavoro si trova sovente nella condizione di colui che, affrontato il mare, è spinto dal vento e dalle onde a prendere ora questa, ora quella direzione. Infatti, chi potesse assistere da spettatore al formarsi dell'opera d'arte si troverebbe come chi mira uno che si tuffa sott'acqua nuotando e sempre lo vede apparire dove mai si aspettava. Un buon pittore non è mai un artista perfetto. Spesso, anzi, il suo disegno rivela delle deficienze e la sua forma delle sproporzioni che non trovi mai nei mediocri, dalle opere dei quali talvolta aspira un'aria che inganna i non competenti ai quali sfugge, che è poi nient'altro che sforzo di pedanteria. Questo è fondamentale, secondo me, per tutta l'arte di Carrà. E però non mi si accuserà di vanità o di presunzione se dico che non si è mai verificato che un non pittore fosse un buon artista. Ecco, questo ha scritto Carrà. Riprendiamo la biografia e l'itinerario della sua pittura adesso. Alla fine della guerra, Carlo Carrà torna a Milano e mette famiglia in due stanzucce di via Vivaio. Qui ogni sera converge un gruppo d'amici, letterati e pittori. Da Ungaretti a Cardarelli, da Soffici a Bontempelli, a Bacchelli a Savinio. Sono anni difficili, di miseria, di lotta, ma sono anche gli anni in cui si definiscono nella piena maturità l'uomo e il pittore. Scrive Carlo Carrà. Dopo l'esperienza futurista e quella metafisica, ho sentito per la terza volta nuovi impulsi che mi hanno portato a una concezione d'arte nuova. Mi sono sentito veramente impegnato, dopo tanti solitari pensieri, a un cordiale contatto con la natura e il reale. Nascono così i suoi quadri di paesaggio, un paesaggio visto con occhi del tutto nuovi. Carrà gira, guarda, annota, ma poi dipinge in prevalenza nello studio procedendo lentamente, stendendo il colore velatura su velatura, allo scopo di ottenere effetti smaltati, trasparenze di un ricco tessuto pittorico. Il quadro, dunque, viene elaborato nello studio,
non all'aria aperta come facevano gli impressionisti e i naturalisti. E dunque il ricordo, la memoria, decantando l'impressione immediata, giocano un ruolo importantissimo. La memoria fa dell'emozione qualcosa di mentale, di astratto. Da questo momento il paesaggio, specialmente quello marino, sarà un tema costante dell'opera di Carrà, un tema destinato a trovare la piena maturazione dopo l'approdo in Versilia a Forte dei Marmi. Quattro parole di natura, ha scritto Roberto Longhi, quattro parole di natura scandite e radianti, come in una illuminazione poetica di Ungaretti. Chi non ricorda le spiagge deserte di Carrà, i capanni solitari, le marine immobili nel tempo? Nella sua poetica delle cose ordinarie, Carrà fissa in immagini ferme, come stupefatte o incantate, le qualità intrinseche delle cose, dove osservazione e emozione, anche adesso, si mischino inestricabilmente. Il punto di partenza è l'elemento concreto, reale, che Carrà, attraverso la pittura, vuole trasfigurare in fatto poetico. A tale proposito, riascoltiamo una dichiarazione che egli fece alcuni anni prima della sua morte, avvenuta nell'aprile del 1966. Io ai giovani consiglierei una pittura che ritorni alla realtà poetica, vale dire una realtà interiore, come dentro detta, non visiva come l'Ottocento, che era troppo fotografico, ma una cosa più interiore, quindi più poetica, riallacciandoci a quello che diceva Leonardo: la pittura è un'operazione mentale. Durante l'estate ormai Carrà risiede a Forte dei Marmi in una villetta tra i pini che si è progettato da solo e che gli sarà quanto mai cara sino agli ultimi giorni. Qui ancora oggi si parla di lui e sono i giovani soprattutto a chiedere o a discutere con il figlio del pittore Massimo. Massimo Carrà stasera è qui con noi, non soltanto in quanto è figlio del pittore, ma in quanto è critico d'arte. È qui a disposizione di una conversazione con noi, meglio con voi. Là sul cavalletto, intanto, vediamo che c'è un'opera di Carrà, ed è Il Pino sul mare. Professore, secondo lei, prima di aprire un certo discorso con i ragazzi, secondo lei quest'opera sintetizza bene la concezione pittorica di Carrà? Sì, direi che anzi è un'opera chiave in fondo per capire quella che era l'idea base, l'idea fondamentale della pittura di Carrà, cioè questo rapporto fra concretezza e astrazione, fra elemento dato reale e elaborazione fantastica, sì, certo. Quindi intervento mentale e intellettuale nell'osservazione della realtà. I colori, siccome i telespettatori non vedono esattamente, non vedono niente, vedono in bianco e nero, i colori li può descrivere? Sì, dunque c'è un variare di blu intensi nel cielo che degradano fino a una luce bianca sull'orizzonte, un mare color lavagna, il bruno della montagna sulla destra, la casa sul grigio e poi una spiaggia ocra con del grigio anche qui e diciamo come sottolineatura coloristica piuttosto viva il panno bianco abbandonato sul cavalletto
il verde della cima del pino, della Bene, chioma. A questo punto io vorrei dire ai ragazzi qui, noi abbiamo visto un filmato biografico e una serie di opere, abbiamo ascoltato il professore, e in questo esame, sia pure approssimativo, di questo quadro. Adesso dobbiamo dire qualcosa su Carrà, o partendo da questo quadro, oppure dall'opera, ma partiamo un po' da questo quadro. Allora, secondo te perché è un'opera d'arte questo dipinto? Ma a me mi attirano veramente i colori, che delimitano una cosa dall'altra, sono molto diversi tra loro. Più che le righe, sono i colori che dividono una cosa dall'altra. Ma i colori sono forma anche o sono solo un'impressione? No, tutte e due. Professore, questo modo di guardare l'arte, di guardare la pittura, partendo dal colore, da un punto di vista estetico, secondo lei, è un buon modo di guardare il quadro o no? Beh, in un certo senso sì. Intanto dipende dai quadri. Dipende dai quadri. Certo. E poi il colore direi che è proprio l'elemento che determina la prima emozione nello spettatore. Subito questo shock del colore, poi viene a stabilirsi il rapporto con la forma. In questo quadro sì, effettivamente è anche plausibile che un giovane sia colpito da questo ritmo di colori. Ma naturalmente in un quadro come questo direi che poi c'è così tutto un problema formale che entra in gioco e che in un certo senso viene anche a prendere il sopravvento sul dato. Per esempio l'elemento bianco in quel punto non rappresenta un elemento di equilibrio del quadro? Tu per esempio? Secondo me arriva anche la personalità dell'autore, può darsi anche che l'autore l'abbia dipinto durante un momento di solitudine, può darsi. Di sconforto, sì, dice lui. Infatti allora c'è un elemento autobiografico nell'opera sì. d'arte, si rispecchia nell'opera. Ecco, soprattutto questi quadri di paesaggi così, secondo me rispecchiano molto il carattere dell'autore. Sì, mi sembra molto giusto questo. Parlando di solitudine, è un quadro che dà questa sensazione come di una tutte solitudine, le spiagge. Di, sì, questa spiaggia deserta, questo senso di abbandono, accentuato proprio anche così da questa presenza di questo panno bianco abbandonato. Sono Massimo Carrà, figlio di Carlo Carrà, il pittore. Mio padre è nato in questa casa di Quarniento l'11 febbraio 1881, quarto figlio di un ciabattino. La famiglia era di origine provenzale, ma trasferita in Piemonte da oltre un secolo. Adesso vi accompagno all'interno della casa a vedere la stanza dove mio padre viveva da bambino. Questa è la camera dove mio padre viveva da bambino. A 7 anni si è ammalato, ha dovuto passare a letto oltre un mese e per passare il tempo ha cominciato a disegnare con carta e matita, scoprendo in questo modo quella che sarebbe stata la passione dominante della sua vita. Poi, guarito, ha continuato a disegnare e a dipingere finché nel 1893 si è fatto dare dei colori dagli bianchini del paese e ha pensato di decorare i muri di questa stanza con delle scene di Quarniento e con una serie di testine di angeli. Le decorazioni si sono conservate e sono gli incunaboli della sua attività di pittore.
13 anni Carrà aveva già deciso quale sarebbe stato il suo lavoro futuro. Ne aveva parlato col padre, il quale pensava di non opporsi. Però siccome nel paese non c'erano prospettive per un lavoro artistico, il padre decise di mandare, d'accordo con un cugino geometra, il ragazzo a Valenza Po, presso certi decoratori che lavoravano in una villa. Così Carrà, a 14 anni, lasciò definitivamente il paese e si imbarcò da questa stazione e da questo binario verso quella che sarebbe stata la sua avventura di artista. Quando poi mio padre è venuto a Milano, ha continuato il suo lavoro di decoratore, ma nello stesso tempo si è iscritto a questa scuola dove ora mi trovo, che allora si chiamava Scuola Serale di Disegno e Arti Applicate. Di giorno lavorava per mantenersi, la sera veniva qui a studiare e a dipingere. Presso questa scuola ha ottenuto 2 premi di pittura che hanno indotto suo zio Pietro a passare un piccolo mensile di 50 lire perché potesse frequentare dei corsi regolari di studi. Così Carrà si è iscritto all'Accademia di Belle Arti di Brera, nell'altra ala, alla scuola di Cesare Tallone. Questo è il ritratto di Marinetti, grande amico di mio padre, che gli ha dedicato questo disegno nel 1910. Marinetti già da tempo stava agitando le acque del mondo culturale italiano per un rinnovamento della poesia. Ora si vede affiancato da Carrà, da Boccioni e da Russolo, che auspicavano un analogo rinnovamento anche nel campo della pittura. Questo ritratto di Carrà Marinetti dal forte contrasto cromatico esprime la tendenza alla divulgazione pubblicitaria di stampo americano che Marinetti traspose in quell'attivismo modernista che si chiamò Movimento Futurista. Nei primi anni del Novecento si acuiscono le lotte operaie. Lo scontro sociale si diffonde nelle capitali europee che ormai a ridosso della Belle Époque risentono dei forti disavanzi economici. Durante uno sciopero viene ucciso a Milano l'anarchico Galli. Carrà, che si trovava tra i dimostranti, ebbe la netta sensazione di essere al centro del quadro come nei I funerali dell'anarchico Galli. Notturno in piazza Beccaria del 1910. Ritmi di oggetti del 1911. E Il Cavaliere Rosso del 1913. Fu sempre Carrà a inserire del resto la frase «Noi metteremo lo spettatore al centro del quadro» nel manifesto tecnico della pittura futurista. Rapporto di Nottambulo milanese del 14 è esemplificativo del passaggio dal futurismo alla metafisica, attraverso il dinamismo mentale della parola in libertà di cui la musa metafisica esprime ancora il concetto del dizionario attraverso una simbologia visiva. Thank you.
Nel Novecento mio padre, che viveva già a Milano, ha pensato di andare a Parigi per lavorare all'esposizione universale che si stava preparando. Così è partito da questa stazione. A Parigi ha potuto decorare il padiglione del Canada, ma ha anche visitato i musei, conoscendo così la pittura francese moderna, Courbet e Cézanne, che lo hanno impressionato fortemente, tanto da avere poi delle ripercussioni sulla sua pittura. A Parigi ha anche conosciuto la poesia francese moderna, che ha suscitato in lui un amore durato tutta la vita accanto a quello per la pittura. Ma le opere che più influirono sulla formazione di Carrà, oltre a Cézanne in Natura morta con arance del Novecento, il Vaso di fiori dell'870, furono Braque né Natura morta o chitarra. Nudo di donna che discende le scale di Duchamp. E la damigella d'Avignon di Picasso. Le serate futuriste consistevano nella declamazione di versi dei poeti futuristi e in discorsi tenuti dagli artisti e dai letterati. La prima serata futurista avvenne a Torino nel 1910, mentre a Parigi Isadora Duncan imponeva la danza moderna e si intensificavano i spettacoli di cabaret nei Café Chantal. Marinetti avvia l'espressione visivo-poetica delle parole in libertà. Famosi rimangono gli interventi grafici dei frontespiz come Zang Tung Tung del 1914. Le parole in libertà accoglieranno lo stesso principio dinamico dei dipinti, rompendo lo schema ordinato dalla scrittura. Sarà Marinetti stesso a curare le edizioni, che ospiteranno spesso le caricature degli artisti. Nel 1912 il futurismo gioca la sua carta decisiva esponendo alla Galleria Benheim Jeune a Parigi. In questo secondo viaggio pagato dal buon Marinetti, Carrà conosce Picasso, Braque e Leger, che gli suggerirono un immediato confronto con la poetica cubista. In quegli anni saranno decisive per il passaggio dal dinamismo futurista all'essenzialità formale metafisica le opere Ritmi grafici, Ritmi grafici con aeroplano, che confermano il continuo interesse di Carrà per la poesia francese. Manifestazione interventista sottolinea invece la continuità dell'influenza del cubismo e del collage di Picasso. Composizione Ta e Il gentiluomo ubriaco. Questa rara foto mostra Carrà, Boccioni e Marinetti con Palazzeschi al tempo della loro collaborazione alla rivista L'Acerba. Carrà in questa occasione dedica una caricatura all'amico Ardengo Soffici, ma la rivista cessa le sue pubblicazioni per l'avvento della Prima Guerra Mondiale. Ardengo Soffici dirige la rivista La Voce a Firenze. Il futurismo e il vocianesimo avevano in comune la ricerca del nuovo e del libero divenire dell'arte. Nel frattempo si intensificano le manifestazioni interventiste che videro il gruppo futurista, Carrà compreso, schierarsi a favore della guerra. Di Marinetti mio padre non approvava il proselitismo indiscriminato e certe formule meccanicistiche del suo futurismo. Col 1914 si è accostato maggiormente a Soffici e al gruppo dei futuristi fiorentini. Col 1915
ha lasciato il movimento marinettiano e ha dato avvio a un ciclo di nuove ricerche. Importante per la messa a punto della poetica metafisica fu la rivisitazione delle opere di Paolo Uccello e di Piero Della Francesca, che suggerirono a Carrà i temi estetici della cosiddetta trascendenza plastica attraverso la spazialità modulare della geometria euclidea. Carrà in particolare si convince sempre più che anche il futurismo era in qualche modo ancora legato al naturalismo. Non evidenziava infatti quell'atmosfera spirituale che al contrario si ritrovava nei pittori del Quattrocento. In sostanza, per Carrà, la metafisica fu la ricerca di un più giusto rapporto tra realtà e valori intellettuali e fusione tra modernità e tradizione. I fautori della possibile fusione di questi due valori furono De Chirico e Savinio, che Carrà incontrò nell'ospedale di Ferrara. Incontro che suggerì i primi temi metafisici, come la casa dell'amore e la partenza dell'argonauta. Su questi temi Carrà trovò immediata intesa con Mario Broglio, che realizzò la rivista Valori Plastici nel 1919 a Roma. L'importanza della parlata di Giotto, libro edito da Broglio nella collana della rivista, viene citata in un'intervista a Carrà dalla Settimana Incom. Famoso il libro di Carrà su Giotto. La tavolozza del maestro impasta nei colori umidi ed essenziali sensibilità poetica e intelligenza. Una pittura che ricorda la lezione appunto di Giotto. Il dipinto più vicino alla spazialità giottesca fu Il Pino sul mare del 1921. Mentre il modulo geometrico di Giotto venne ben ripreso nella Casa dell'amore del 22. L'attesa del 26. Il leccio del 25, il cinquale del 26 e dopo il tramonto del 27. All'attività dei quadri, Carrà intercala un intervento ad affresco nel 1938 al Palazzo di Giustizia di Milano, di cui vediamo il giudizio finale, che conferma la poetica dei valori plastici, così come in estate del 30, I pescatori del 29, che insieme all'affresco giustiniano che libera lo schiavo, conservano un intenso rapporto con Giotto. Come i nuotatori del 32. Mio padre, nel suo libro La mia vita, ha scritto, fra l'altro, dopo l'esperienza futurista e dopo quella metafisica, sento per la terza volta nuovi impulsi che mi portano ad una concezione in parte nuova e spero che questo periodo sarà per me risolutivo. Ho sempre nutrito fiducia nel mio destino e avuto abbastanza risolutezza nella ricerca che accompagna il lavoro dell'artista. Mi sia lecito chiamarmi senza orgoglio, contento di aver potuto provare che il mio ideale artistico non fu mai servile, ma liberamente maturato in una intima e silenziosa gestazione. E poiché è buona regola commisurarsi a quello che si è fatto, il ricordo di questa rassegna possa stimolare le nuove mie speranze e a un più elevato sforzo il mio operare. Non so se vivrò tanto da realizzare per intero il mio sogno d'arte e se gli eventi giustificheranno o meno le mie aspirazioni. So però che tutte le mie forze sono rivolte all'arte, cioè ad uno scopo che trascende il mio io individuale, energia staccata da Dio che cerca di ritrovare Dio
e prendere coscienza di che cos'è la vita e come essa si manifesta al mio spirito di uomo. Fra i quadri della mia terza stagione pittorica mi sembrano significativi. Ritorno dai campi del 37. Toilette del mattino del 39. Composizione con cavallo del 40. Autoritratto del 41. La loggia del 42. Donne al lago del 43. La prostituta del 45. Maternità in blu del 54. Il crocifisso del 1955. Dal 1922 in poi, Carrà prese la ferma decisione di non appartenere a nessun'altra tendenza e di sviluppare un proprio linguaggio, riprendendo la spazialità della natura morta. E in particolare ripensando a Cézanne come In natura morta con bottiglia del 1935, o alla essenzialità classica di Matisse come in Capanni al mare del 37. Fino a una delle ultime sue opere, La stanza del 65. Mio padre, durante la sua lunga vita di pittore, è sempre stato convinto che anche nell'arte era necessario un impegno e una serietà di lavoro. Questa è stata per me una lezione molto importante e spero che lo sia anche per tutti quelli che si sono interessati e continuano a interessarsi d'arte.